Katia, Francesca, Eleonora e Barbara vi aspettano al Centro Estetico Le Rose con nuove tecnologie al servizio della bellezza. Visita il sito www.centroesteticolerose.com. L'agenzia Remax Orizzonti è parte del gruppo immobiliare numero uno al mondo e offre servizi innovativi per vendere o comprare casa in tempi brevi. Consulenza, professionalità, attenzione e soddisfazione dei clienti sono il nostro primo pensiero. La gioielleria Berloni vi aspetta nei pressi dell'Arco d'Augusto a Fano. Dal 1955, l'arte della riparazione di orologi antichi e moderni si unisce alla gioielleria e ai marchi più prestigiosi. Gioielleria Berloni, da oltre 60 anni al tuo polso. Puntata di Guarda chi c'è, arriviamo all'ultimo appuntamento con l'agenzia immobiliare Remax Orizzonti in via De Pili nel centro storico di Fano e siamo insieme a Giovanna Machi. Ciao Giovanna. Ciao Silvia. Giovanna, allora l'argomento di oggi che cosa avete scelto? Ma oggi parliamo di formazione, ovvero dell'importanza che ha la formazione nel nostro settore immobiliare, soprattutto in una fase di cambiamento come questa, dove attualizzare approccio e servizi significa portare benefici e vantaggi sia per i nostri clienti interni che per i nostri clienti esterni, ovvero sia per i nostri collaboratori che per il nostro cliente acquirente o venditore. Ad ogni tematica che sviluppiamo c'è sempre un esperto che ci parla appunto poi di ogni volta diverso che ci parla di questi temi. Chi è oggi l'esperto? Allora, noi come Remax Orizzonti abbiamo scelto di avvalerci di un mental coach, Pietro Margiotta, che è un formatore con esperienza trentennale sia nell'ambito delle agenzie immobiliari che nell'ambito sportivo. Ed eccolo qua quindi il nostro esperto, il mental coach Pietro Margiotta, esperienza ormai trentennale, che ci parlerà appunto di formazione. Intanto buonasera Pietro, grazie per essere con noi. Grazie, buonasera, buonasera a tutti. Domandone, perché è importante la formazione? Perché in questo caso anche applicarla nel settore immobiliare è fondamentale? Nel settore immobiliare come in tutti i settori di vendita, perché tra il venditore e il cliente si deve basare soprattutto un rapporto, una relazione. Quindi la formazione, così come intesa almeno da parte mia e dalla nostra scuola, è una formazione che tende a preparare il venditore più nella versione di consulente, più nella versione di uomo accanto ad un cliente che in qualche modo ha delle esigenze e che prima che arrivi a dirti quello che realmente vuole, lo fa solo dopo che c'è una relazione in atto, dopo che c'è un rapporto, dove c'è una continuità, dove c'è una fiducia, e quindi per fare questo occorre lavorare in maniera specifica. Quali sono le qualità che devono essere imprescindibili in un agente immobiliare che quindi la formazione può aiutare ad insegnare? Bellissima come domanda. Le qualità credo che siano un po' per tutti la passione. La passione deve contraddistinguere qualunque persona fa qualcosa, in particolar modo quando è a cospetto del pubblico. Oltre alla passione, in questo caso, una particolare attenzione, quindi molta capacità di volersi appunto formare costantemente, quindi determinazione nel voler continuamente eccellere in qualcosa, perché ricordiamoci che la formazione, che comunque è uno strumento a favore della produzione per l'imprenditore, ma la formazione, come noi intendiamo,
è soprattutto uno strumento per permettere al venditore, al consulente, di dare, di fornire, di elargire il miglior servizio al cliente. Quindi per un cliente finale rivolgersi a un'azienda i cui uomini fanno formazione è fondamentale, è importantissimo, è un plus, è qualcosa in più che poi purtroppo non tutti fanno. E poi però è anche un bagaglio che resta nel tempo, indipendentemente da quello che poi si fa. Sì, beh, soprattutto quando si aiuta, ed ecco qui il coaching, io dico che è molto importante oggi una formazione specifica, personale, one to one, occorre dare, far scoprire al consulente immobiliare, come a qualunque consulente in qualunque settore, le proprie modalità, le chiavi di accesso, quali sono le proprie motivazioni che ti spingono a, quali sono gli stati d'animo più ideali per poter dare il meglio di te come uno sportivo nel momento in cui sei lì a battere il calcio di rigore. Devi avere tutte le energie possibili e immaginabili, così anche per un consulente immobiliare nel momento in cui si trova di fronte al cliente deve poter dare il meglio di sé. Questo è un'attività importante che noi curiamo e che in questo caso Remax Fano ha voluto in qualche modo avvalersi facendo un'attività con me da ormai insomma, da parecchio tempo e speriamo ancora per molto tempo, a favore appunto del consulente interno ma a favore soprattutto del cliente finale. Bene, io ringrazio a questo punto Pietro Margiotta, il nostro esperto di formazione. Grazie mille, andiamo a conoscere adesso alcuni casi di formazione, alcune esperienze di ragazzi che qui a Remax hanno fatto formazione e ovviamente con Pietro Margiotta. Grazie Pietro. Grazie, grazie a tutti e vi aspettiamo. Andiamo quindi a conoscere alcune esperienze di formazione qui all'interno di Remax Orizzonti. Siamo con Simona Bertozzini, che è responsabile per la zona dei passeggi. Simona, a che cosa ti è servita la formazione e soprattutto qual è stato l'utilizzo, l'impiego che ne hai trovato nel tuo lavoro quotidiano? Dal mio punto di vista, la formazione necessaria per questo impiego per noi agenti immobiliari risponde a due differenti esigenze. Come primo punto analizzo le richieste del mio cliente, imparo con la formazione a porre domande adeguate e quindi il mio obiettivo è quello di far sentire il cliente a suo agio, di renderlo sereno e di fronte si trova un vero professionista. E come secondo punto affrontiamo invece il mercato, visto che il mercato nazionale immobiliare è in continua evoluzione, formazione significa aggiornamento. E quando io acquisisco una casa come agente immobiliare, acquisisco una casa da vendere, devo conoscere perfettamente le caratteristiche tecniche di questa casa, le problematiche, i punti di forza e con la formazione riesco a conoscere bene, molto bene anche la zona, il quartiere, l'isolato dove insiste l'immobile. Garantisco con la formazione al mio cliente un servizio sempre più qualificato. Andiamo quindi a sentire anche l'esperienza di Elisabetta Eusebi, che è specialista per la zona del centro storico. Ciao Elisabetta. Ciao. Ti è servita la formazione quindi? Allora sì, per me la formazione è fondamentale nel nostro lavoro e la cosa che sto ancora appianando e imparando e comunque non si finisce mai è soprattutto l'argomento urbanistico, quindi tutto quello che riguarda l'aspetto, la carta d'identità dell'immobile, perché l'immobile non è soltanto quello che si vede esteriormente ma è anche tutta la storia che c'è dietro, quindi da dove nasce, quando è stato costruito, quindi l'aspetto urbanistico per imparare a leggere correttamente intanto una visura catastale, una planimetria e oltre a questo anche sapersi relazionare con i tecnici e gli esperti del mestiere, per cui geometri, architetti e quant'altro, ingegneri, per utilizzare un linguaggio comune. È molto importante imparare a andare anche negli uffici comunali dove possiamo fare un accesso agli atti, dove richiedere tutti quei documenti che molto spesso i proprietari non hanno e che sono fondamentali quando si tratta poi di andare dal notaio a fare la vendita. E quindi parliamo di progetti, condoni, sanatorie,
tutto questo aspetto che non si vede e però è fondamentale. Quindi a me la formazione, soprattutto oltre ad altri ambiti, però soprattutto in questo mi ha sicuramente reso più autonoma e dato delle specializzazioni in più. Ci sono quindi tante cose da sapere e non ci si improvvisa, insomma. No, assolutamente. Grazie. La formazione secondo me vuol dire professionalità, chiarezza e trasparenza nei confronti dei nostri clienti ed è quello che loro cercano. Grazie Elisabetta e buon lavoro. Grazie. Siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Guarda chi c'è, che è l'ultima qui all'agenzia immobiliare Remax Orizzonti in via De Pili nel centro storico di Fano, e noi teniamo a ringraziare coloro che ci hanno accompagnato in questo percorso durante l'interno.